avuto, ci ha creduto, dica la verità, che poteva riprendere. Sì, intanto credo che abbiamo preso due gol abbastanza ingenui, e questo abbiamo avuto fino ad ora un predominio territoriale, non tanto sul possesso palla quanto sulla pressione. Eravamo riusciti a far giocare poco il Pescara e a creare su pressing qualche occasione importante da rete. E purtroppo, non concretizzate le nostre occasioni da rete, il Pescara su questo rinvio dal portiere, ma ci siamo un po' così fatti sorprendere. Da lì il primo gol, poi l'avevamo ripresa, e anche il secondo gol abbiamo preso una ripartenza su una punizione laterale, ma eravamo anche insicuri dal meglio. Però sono molto amareggiato perché credo che abbiamo fatto una buona gara, poi logicamente nel finale ci siamo sbilanciati molto e abbiamo successo qualcosa a Pescara in termini di occasioni reti, però credo che il Grosseto oggi non abbia sfigurato e non meriti questa classifica. Ce la siamo giocata su tutti i campi e venendo a giocare anche qui a Pescara e in questo modo con molto coraggio, giocando contro una squadra che venite dalla piazza, dal blasone, poi comunque da calciatori veramente importanti dal punto di vista tecnico, tattico, giocatori importanti per questa categoria, credo che abbiamo fatto una buona gara. Poi comunque, come sappiamo, alla fine si è fatto una buona gara o cattiva gara dipende dal risultato nel mondo del calcio, quindi non abbiamo raccolto niente, quindi torniamo con molto rammarico al Grosseto. Mister, con questa prova però è lecito sperare che il Grosseto vince 80 minuti. Io non ho visto le altre partite del Grosseto, però insomma la partita di oggi è una partita che deve dare la consapevolezza di poter lottare fino alla fine. Guardi, purtroppo questo è il mio grande rammarico, il nostro grande rammarico, perché questa domanda l'abbiamo sentita su quasi tutti i campi. E noi vincevamo 3-1 a Cesena, 3-2 scusate, al 93esimo, abbiamo preso un gol da centrocampo. Quindi le prestazioni vengono macchiate tra errori di gioventù, se così si può dire, qualche piccola disattenzione, e giochiamo contro squadre comunque Modena, Reggiana, Cesena, Pescara, Entella sono dal punto di vista tecnico squadre molto forti, hanno dei grossi giocatori importanti. Noi abbiamo battuto l'Entella, abbiamo pareggiato a Cesena, abbiamo fatto una buona gara qui, ma questo non è sufficiente per. Non è che questa poi ci dà il bonus per la prossima partita dobbiamo fare una partita dove magari incontriamo una squadra più rognosa, più cattiva, che giocherà un calcio diverso e magari noi pure possiamo adeguarci a quel tipo di gioco, quindi non dobbiamo fare il risultato. Però certo, c'è rammarico perché abbiamo buttato tantissimi punti per strada per episodi così come quelli che avete visto oggi. La cosa più strana è che fisicamente comunque ci segue. Rispetto oggi a Pescara, comunque con una dei forti casi in certi frangenti, siete riusciti proprio a pressare e chiuderli proprio nella tre parti. Ecco, questo è quello che non si riesce a spiegare. Come mai c'è una squadra che è in salute alla fine a parte? Una squadra che è in salute, poi credo che voi avete visto tutti la partita, abbiamo avuto 8-9 occasioni da rete pulita. Due pani, uno nel primo tempo e uno nel secondo, due salvataggi sulla linea, quindi qualche scelta sbagliata magari negli ultimi metri, va così, che possiamo fare? Non molliamo assolutamente. Io non conosco il calendario, quindi voi fate la corsa su Udinese a questo punto. Sì, facciamo la corsa su Udinese. E ci avete l'ultima partita? Noi giochiamo con Chiesa giovedì e andiamo il 23 ad Obbia. Ah, quindi avete la prossima. Vabbè, ma questo lascio il tempo che trovo, bisogna soltanto fare 6 punti. Volesse tutto la venire. Sì, ma indubbiamente a questo bisogna fare 6 punti e non guardare le altre. Adesso pensiamo a giovedì. No? Mi dispiace non aver fatto il risultato. Prossima, no. Adesso vi auguro una buona Pasqua e buon lavoro per il prossimo.